Si dice che in Italia non ci sono lettori, o i lettori che ci sono sono proprio occasionali, pochi, pochissimi lettori forti che tengono la nazione, ma pochi. C'è però in Italia un istituto, un ente, un organismo, non saprei bene come chiamarlo, che si chiama il Centro per il Libro e la Lettura, una cosa che a sentirla è bellissima. Cosa faccia questo Centro per il Libro e la Lettura? Ce lo spiega il suo direttore, che ha l'onere di aiutare gli italiani a leggere un pochino di più. È così la dottoressa Flavia Cristiano, che dirige questo centro. Tra l'altro dirige da relativamente poco. Da poco. È abbastanza una novità questa sua... Da aprile. Il Centro per il Libro e la Lettura in realtà sta entrando ora nella fase operativa, ma raccoglie una lunga tradizione di intervento nel campo della promozione della lettura. Si chiamava in un altro modo. Si chiamava Istituto per il Libro e prima ancora si chiamava Divisione Editoria. Era un servizio della Direzione Generale dei Beni Librari del Ministero Beni Culturali. Quello che dovrebbe diventare il Centro per il Libro, che si sta costituendo, è qualcosa di diverso da un ufficio tradizionale. Dovrebbe essere una cosa nuova. Oh, dovrebbe essere una cosa che nuova, bella che notizia. Vede tutti insieme gli attori che operano in Italia e operano attivamente per il libro e la lettura, quindi sia le istituzioni, che sono tante, sia i soggetti privati, che sono stati chiamati a far parte attiva di questo centro. Per cui il centro sarà un punto d'incontro, io lo vorrei chiamare, tra tutti quelli che lavorano per il libro. Ma questo sarebbe veramente meraviglioso. Sarebbe meraviglioso, vediamo se si riesce. Ma però l'intenzione mi sembra ottima. Sì, l'intenzione è molto buona. L'originalità è questa: non un ufficio tradizionale burocratico, ma un ufficio, un istituto autonomo con una forte presenza di tutte le componenti, quindi il Ministero dei Beni Culturali, ma anche le regioni, le province, i comuni e ancora il Ministero della Pubblica Istruzione, come il Ministero degli Affari Esteri. Questi tra i vari soggetti. In effetti la lettura editori, è qualcosa di trasversale. Cosa, sì. Cioè legge chiunque, sì. e la lettura è una ricchezza per tutti, è una delle cose più qualitarie, certo, del mondo. Cioè, io capisco avere l'entusiasmo per i libri, ma l'entusiasmo per questi scorci, adesso io non vorrei dire, ma che cosa meravigliosa, questa è una città, io non mi capacito della bellezza di Roma. Bellissima. Vabbè, sono d'accordo. Stavamo però parlando di libri, solo che ogni tanto uno vede delle cose così. Comunque, tornando alla bellezza dei libri, dove si trovano le stesse sorprese, uno gira pagina e rimane come davanti a questa via, a questa, veramente ogni tanto, non sempre, perché ci sono anche tanta fuffa pubblicata, perché bisogna dire anche questo, però giustamente sempre uno può così scegliere, esatto, almeno uno può scegliere. A ottobre, adesso siamo in ottobre, si sta concludendo una manifestazione che non avete iniziato voi, ma che quest'anno ha avuto un boom pazzesco, che è Piovono Libri. Dunque l'ha iniziata l'Istituto per il Libro, io devo precisarlo, certo, perché ci tengo, non c'ero io. Certo. C'era la precedente direttrice, c'era il precedente direttore generale, è stato proprio la prima attività dell'Istituto del Libro quando è diventato tale. Ed è arrivato quest'anno alla sua terza edizione. Ottobre, Piovono Libri. Bellissimo. Il titolo è un programma. Ma l'idea del Piovono Libri che cos'è esattamente? L'idea del Piovono Libri, dico secondo me però, sì, perché certo, non so qual era. La mia idea è che arrivano i libri in modo imprevisto e sono loro che ti vengono incontro. Questa è l'idea. Cioè il libro che va incontro al lettore nel mese che tutto sommato si associa alla lettura, il mese della pioggia, il mese della ripresa della scuola, il mese dell'autunno che comincia, che è tutto un po' una ripresa, il libro ti viene incontro dal cielo. Io non lo so, vedo questo grande slancio che è l'intento della campagna di avvicinare i lettori. Avvicinare tutti i potenziali lettori, ma soprattutto i ragazzi, soprattutto i giovani, avvicinarli facendo uscire il libro dalle sedi consuete. Quindi le biblioteche che si spostano, che vanno al mercato, che vanno alle terme, che vanno dal parrucchiere, oppure tantissime iniziative nelle scuole, con letture pubbliche, con iniziative per
per avvicinare i ragazzi alla lettura, oppure su, nei posti più imprevedibili, sugli autobus piuttosto che in corriera, piuttosto che sulla nave. Però alla fine di questo splendido ottobre un minimo di bilancio si può fare, cioè siamo ormai nell'ultima decina di ottobre. Sì. Sì, possiamo farlo un bilancio, il bilancio definitivo lo faremo con i risultati e le risposte al nostro questionario, ma già qualcosa si può dire. E qui torno alla domanda iniziale, l'Italia è un paese dove si legge poco, questo è vero, è un dato che tutte le statistiche confermano, ma è anche un paese dove c'è un fortissimo entusiasmo per la lettura. In una quota piccola di lettori, ma c'è, e c'è tantissima gente che ama la lettura. Noi l'abbiamo constatato con questa campagna, siamo partiti con 260 adesioni, il secondo anno le adesioni erano salite a 500, quest'anno abbiamo superato le 1000 adesioni. Una campagna che non è finanziata dal Ministero, ci tengo a dirlo perché può sembrare facile dare i soldi e avere le adesioni, no, chi aderisce si impegna comunque a realizzare l'iniziativa a sue spese. Ed è un'iniziativa che parte dal basso, non parte dall'alto, cioè noi non diamo indicazioni ma accogliamo suggerimenti. Ah, anche bello. Questo lo trovo molto bello. Ecco, quest'anno abbiamo avuto 1000 adesioni e tra le tante adesioni nuove e originali che ci sono state, perché ogni anno ci sono iniziative poi interessanti e originali, ci sta per esempio quella di una rivista che organizza i weekend letterari in agriturismo, oppure la caccia alle librerie organizzata dall'Associazione dei Librai Italiani in 100 città italiane, poi comuni, biblioteche, scuole, devo dire, è entusiasmante. Quello che mi fa impazzire è come le brillano gli occhi. Sì. Allora, una volta tanto, in un posto istituzionalmente, non so, io non so come si raggiunge questa posizione, ma so per certo che questa signora qua piace leggere e su questo non ci piove. E su questo è così? Non ci piove. Ok, non ci piovono, ci piovono libri. Libri. Beh, la frequentazione coi libri è la frequentazione di una vita. Nel senso che, a parte la lettura sin da ragazzina, perché ero una lettrice appassionata, come le donne sono ancora lettrice appassionata più degli uomini, comunque ecco, l'adolescenza all'insegna della lettura, la laurea in lettere, quindi certo, passione per la letteratura, dopodiché ho cambiato, diciamo, indirizzo, mi sono cominciata a occupare di libri in senso professionale perché sono diventata bibliotecaria. Lavorando però in amministrazione, lavoravo alla Direzione Generale per i Beni Librari. Sì. E il pomeriggio andavo in biblioteca a studiare perché studiavo storia del libro, mi appassionava la storia del libro, quindi sì, c'è una... Dio mio, un esperto in un posto adeguato, non ci posso credere, un esperto che va esattamente dove c'è bisogno di un esperto. Beh, io ci credo perché era il sogno della mia vita, il sogno che si è realizzato perché questo ufficio lo consideravo il più bello ufficio che c'era al Ministero. Piovono Libri sta terminando e alla fine del mese io vorrei anche fare un bel bilancio, uno studio di quelli che saranno le risposte al questionario che noi abbiamo mandato, una pubblicazione con tutte le iniziative realizzate, in modo che rimane poi sempre un libro, no? Sì, cioè, beh, certo. Poi stiamo preparando varie iniziative importanti, tutte programmate, come per esempio la partecipazione italiana alla Fiera di Guadalajara. Ah, la Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara. Il nostro Gianni Biondillo è stato invitato a Guadalajara. Fantastico, in Messico, ricordo. È un programma meraviglioso in cui noi, devo dire con l'Associazione Italiana Editori che ha elaborato il programma, portiamo 60 autori italiani a discutere con i messicani, con gli spagnoli, gli autori certo, spagnoli, e portiamo anche un ricco programma accademico di scambi. Poi un'altra, stiamo preparandoci alla Fiera Più Libri Più Liberi che si tiene a dicembre a Roma e con vari appuntamenti che saranno curati da noi e il nostro stand. Il tutto preparando poi l'attività del futuro. Ecco, facciamo finta di avere una bacchetta magica. Proprio a lei, dottoressa Flavia Cristiano, cosa vorrebbe fare, cioè avendo questa bacchetta magica, cosa vorrebbe fare lei per aiutare il libro in Italia? Allora, se io avessi la bacchetta magica e potessi ottenere tutto quello che voglio,
Vorrei che in Italia la lettura fosse considerata una cosa importante a livello della macchina, della casa, dell'abito, eccetera. Cioè dare al libro e alla lettura, dare alla preparazione, alla cultura un ruolo importante come società civile. Mi piacerebbe che in Italia si pensasse e si capisse che la cultura è una ricchezza. Ci vuole la bacchetta magica. Dove potevamo concludere questa chiacchierata con chi dovrebbe fare di tutto e farà di tutto, immagino, conoscendola, per il libro e per la lettura. Naturalmente in un ristorante pieno di libri. Ovviamente. Ovviamente. Ma lei come lettrice, allora, visto che siamo davanti a un tavolo, facciamo un menu letterario. Allora, svegliamoci al mattino con un libro che, come tutte le prime colazioni, sia sostanzioso, ci porti avanti con buon umore durante la giornata. Lei che libro sceglierebbe? Una prima colazione non troppo sostanziosa, cappuccino e cornetto. Facciamo cappuccino e cornetto all'italiana. Non so, per esempio, un libro a lei, Firmino. Firmino, questo nuovo fenomeno. Sì, sì. Le è piaciuto Firmino? Sì, è molto piacevole, molto scritto in modo leggero, per questo mi è venuto in mente, non proprio sostanzioso. Allevio. Un altro libro, Giovanni Allevi, La musica in testa. Questi libri che ti conciliano con la giornata, ecco. Fantastico, allora andiamo avanti nella giornata, arriviamo al pranzo. Il pranzo deve essere sì il pasto più sostanzioso della giornata. Per noi italiani sì. Un po' pesante, per noi italiani, ma ricco di sapore. Lei cosa sceglierebbe? Allora un saggio. Un bel saggio. Un bel saggio oppure un libro, diciamo, di grosso contenuto. Per esempio, adesso non si può non citare Gomorra come libro, certo, che però si ferma l'appetito, ecco, cioè, ecco, è proprio una cosa che poi devi digerire, insomma, ecco. Oppure io sono un'appassionata lettrice di saggi. Mi piacciono. Okay. Allora, per esempio, Capra. Io sono un'appassionata di Capra, La scienza della vita, che è un fisico. Sì. E non lo so nulla. È da scoprire. Il Tao della fisica, La scienza della vita, ha una capacità di divulgazione incredibile di concetti difficilissimi come sono quelli della fisica moderna, biologia, e il tutto calato nella società. E quindi è una lettura affascinante. Siesta, momento di momento di pausa pomeridiano? Un giallo. Certo. Un giallo, io sono una lettrice di gialli. Ah. Sono una lettrice appassionatissima di gialli. E quindi? Fred Vargas. Ah, Fred Vargas, perfetto. Fred Vargas. E infine arriviamo alla cena, che è meno sostanzioso forse che il pranzo, però magari si fa anche in compagnia di amici, eccetera. Che cosa possiamo leggere a cena? In compagnia di amici, no? Perché per ma una cena io pensavo serve un classico. Ah, perché io sono altra cosa. Cena. Un classico ci deve essere, un classico, non necessariamente un classico, adesso che devo dire, i classici narratori russi piuttosto che inglesi, francesi, io sono Thackeray, ecco, sì. E quindi i francesi, che non. Io potrei dire qualcosa che non ho letto e che mi piacerebbe leggere, per esempio, perché io non ho ancora letto Gogol. Gogol, perfetto. Allora, intanto io posso consigliare, io mi inserisco in questo menu perché mi è venuto in mente Anatole France, che invece secondo me è uno scrittore straordinario. L'ho letto. Anatole France, ma non perché, non perché. L'ho citato appunto. Esatto, un classico. Anatole France è uno scrittore che pochissimi leggono ultimamente, non si sa perché, invece è molto divertente, molto. Sì, gradevole come molto, scrittura. Molto gradevole. Sì. E stiamo parlando sempre di un classico. È un libro per la buonanotte, il libro del sogno? Le mille e una notte. Le mille e una notte. Oppure una scrittrice poco conosciuta ma che a me ha fatto sognare, mi pare si chiami Annie Messina. Annie Messina? Sì. È una cosa magica, per non citare il Calvino piuttosto che, ecco, Annie Messina, la principessa del Val, mi pare che si chiamasse. E questo è un consiglio da lettrice appassionata. Una volta tanto, la donna giusta, nel posto giusto, la dottoressa Flavia Cristiano. Grazie. Grazie a te.